abbiamo domani la partita ed è per domani che noi dobbiamo essere pronti. E questo lo vedremo domani sul campo. Noi siamo coscienti di aver lavorato bene, che c'è l'inserimento, una domanda che tu mi chiedevi di questi nuovi, si stanno inserendo bene, mi stanno facendo una buona impressione. A livello numerico, in giocatori non disponibili per domani siamo in 7, quindi non è male. Però due sono via con le nazionali under 21, gli altri sono tutti in netto miglioramento, meno Barusso che è quello che era un po' più complicato, quindi ne servirà ancora una quindicina di giorni, mentre le Pellier, Jensen già da un paio di giorni si allena con noi, Perticone sono sensibili al miglioramento, stanno già facendo lavoro a parte, non con la squadra, e da due giorni stanno lavorando a parte, quindi penso che si aggregheranno metà settimana prossima per loro con noi a potersi allenare regolarmente, quindi siamo verso un recupero, è stato recuperato lunedì, che domani, oggi parte con noi, domani verrà in cantina. Oggi abbiamo sempre notato, proprio nelle partite anche ufficiali, ma fin dal ritiro, una buona predisposizione da parte di tutti, cioè una squadra di ragazzotti umili, con tutti abbiamo in noi delle motivazioni importanti e oggi c'è il meglio di sé sotto questo aspetto, quindi c'è questa integrazione che procede in maniera spedita. Poi quando avremo quell'integrazione tecnica e anche tatticamente tutti faremo al meglio il nostro compito, penso che qualche soddisfazione ce la toglieremo. La cosa migliore che si erano viste nelle partite, questo spirito di squadra nel voler ottenere un qualcosa. E ripeto, quando c'è quello, da lì lavori molto più facilmente su tutto il resto, perché se mancasse questo e ci fosse solo la parte tattica fatta bene, sarebbe limitativo molto anche questo. Io non penso che tutte le squadre, dalla prima all'ultima della Serie B, vanno in campo per vincere, neanche il Novara. È una questione di mentalità che, se vogliamo crearla, e sta spesso nell'atteggiamento. Poi ci sono i giocare più alti, più bassi, ma sono tutti atteggiamenti mentali, non tattici. Tattici puoi vincere la partita di contropiede, puoi vincere la partita giocando solo esclusivamente facendo la partita te. Quindi quelle sono letture tattiche che poi una squadra, un allenatore dà, e una squadra svolge nel campo. La mentalità è quella di voler vincere sicuramente, di provare a fare di tutto per portare a casa il risultato. Poi, quando gli avversari si dimostrano più bravi di te, si fa i complimenti. L'importante è che tu, e quindi mi riferisco alla mia squadra, dia il 100% o molto vicino al livello massimo che tu puoi dare. E quando hai fatto quello, poi il calcio ha fatto degli episodi o anche dei valori, in alcune occasioni, migliori di altri. Allora faremo i complimenti. Ma l'importante è che noi prendiamo per le nostre possibilità. Sì, penso che troveremo sicuramente la squadra più carica, più grintosa. Leggo anche che giocherà probabilmente in maniera diversa da quello che ha giocato finora. Mi sembra che rafforzino un po' il centrocampo. Sì, ma vanno a rafforzare il centrocampo per un discorso forse tattico, anche in base a questo. Però queste sono le problematiche loro. Io mi aspetto una squadra tonica. Il Cesena si rimane un po' perché ha un valore dentro questa squadra. C'è un valore, c'è un potenziale offensivo, soprattutto non indifferente. E dico questo perché io ho grande rispetto di tutti gli avversari che andremo a trovare, sempre comunque di tutti, senza guardare mai la classifica, perché nel calcio la classifica non conta quando giochi la singola partita, te la devi giocare con tutti, e poi ci sono sempre i valori chiaramente che esprimono, ma i 90 minuti fine a se stessi sono difficili contro chiunque. Formazione è solo ancora, visto che giochiamo anche la sera, c'è ancora la rifinitura di domani mattina. Diciamo che c'è un paio di dubbi e basta, anche se alcuni giocatori sono diciamo così, sulla carta avvantaggiata. Formazione ritorna alla San nel suo ruolo di esterno sinistro, molto probabilmente. C'è una piccolissima decisione se metterlo in mezzo al campo, ma al momento no, prevale la linea difensiva, che può fare bene anche l'interno, darci quella dinamicità che qualche volta ci manca. Ghinghelli, Risuzzo e Bastrini, gioca Kosinski in porta, chiaramente non c'è Bardi. In mezzo al campo Marianini, Buzzegoli, Paravicini. Piccolo dubbio trequartista Lazzari Motta, in vantaggio Lazzari. E davanti Pio Vaccari e Memeti, e scusatemi, Gonzales. E in piccola competizione Pio Vaccari e Memeti, ma un leggero vantaggio anche lì su Pio Vaccari,